L'Aquila è un esempio di un terremoto che si è abbattuto su un'intera città, anche ancora oggi porta i segni di quel terremoto. Però quello che si è voluto evidenziare e fare con questi tavoli di lavoro, che tra l'altro sono stati presieduti anche da figure illustri come il professore Giovanni Moro, non esiste una legge, un piano, delle linee guida per quello che riguarda la gestione di un disastro come un terremoto. Varie considerazioni un po' di vari esponenti che hanno gestito in maniera diretta come amministratori, sindaci, vari terremoti in giro per l'Italia, dall'Abruzzo al Friuli, all'Aquila, all'Emilia e così via, oppure anche altri portatori di interesse come comitati, come ingegneri, persone che si sono dedicate quindi all'azione concreta di ricostruzione nel loro territorio. Fondamentale importanza risulta, oltre che la gestione dell'emergenza, ovviamente la ricostruzione, che è quella che una volta che passa l'emergenza si deve affrontare come amministratori, quindi ricostruire case, scuole, aziende, monumenti, e l'Italia ha dimostrato sicuramente di avere una grande capacità di reazione, ma al tempo stesso tutte le volte di ripartire da zero. Il fatto di non partire più da zero, ma da partire da alcune linee generali, può aiutare a gestire prima la fase di ricostruzione, che deve avere una governance, che a mio avviso deve rimanere sui territori, quindi è stato ben fatto dai governi precedenti il fatto di nominare, per quello che riguarda il nostro terremoto, il commissario, il presidente della regione, i vicecommissari sindaci. Ovviamente, oltre che un lavoro che è stato fatto in maniera stretta, umanamente riaffiorano ricordi, situazioni, e quindi per chi l'ha vissuto come noi una questione di questo tipo è comunque sempre dolorosa, ma bisogna mettere in maniera scientifica dei paletti che possono aiutare poi altre persone quando si troveranno in una situazione come la nostra.